qualche ministro distratto si ricordi che le sentenze del TAR, le sentenze del Consiglio di Stato vanno rispettate. E diavolo. E quindi si sblocchino i fondi sviluppo e coesione, perché quei fondi bloccati contengono 100 milioni di euro per i campi flegrei e la viabilità di sicurezza nei campi flegrei, 500 milioni per i comuni per la viabilità, finanziamenti per completare impianti sportivi, finanziamenti per appaltare i lavori all'ospedale degli incurabili nel centro storico. Tutta la programmazione culturale che riguarda 12.000 dipendenti nella Regione Campania. Ecco, da un anno, mentre si fa la rincorsa a chi è immigrante, abbiamo 1 miliardo di euro che poteva tradursi in cantieri aperti e in lavoro realizzato. Ecco. Allora, noi saremo vicini al mondo dello sport, augurandoci ovviamente che questo atteggiamento di totale irresponsabilità, oltre che di totale inefficienza di governo, sia rimosso e che arriviamo almeno nel mese di giugno a concludere l'accordo di coesione fra Campania e governo nazionale.